Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Prima di lasciare la parola a Stefano Bizzozzi, chiaramente non posso che coinvolgere Paolo Surace, che in un certo modo rappresenta anche il frutto di questa attività fatta nel territorio da tanti anni, tanto che adesso Paolo, responsabile delle attività giovanili della FIP Calabria, prima ho detto provinciale, è stato un errore imperdonabile, però è chiaro che la sua competenza e la sua preparazione sta facendo sì anche di andare a coinvolgere, andare un po' più nei meandri di un territorio difficile, difficile non solo da un punto di vista logistico, ma anche da un punto di vista delle strutture. Noi abbiamo sotto gli occhi una città come Reggio dove ha tante strutture, aggiungono e assumono le responsabilità tenute male, tenute malissimo, strutture che molto spesso non aiutano neanche le società, invece dovrebbero essere solo uno strumento per dare la possibilità alle società di fare nel migliore dei modi il loro già difficile lavoro. Ecco Paolo, ti chiedo soltanto qualche battuta, così poi lasciamo a Stefano la scena, qualche battuta di come in questi anni abbiate cercato di tenere duro in un contesto di indigenze soprattutto economiche e strutturali di questa terra. Innanzitutto porto anche il saluto del presidente La Pozzetta, che è fuori sede per motivi familiari e non ha potuto presenziare, quindi comunque saluta tutti i partecipanti e da domani sarà anche lui in trincea. Sono state dette alcune considerazioni che ritengo molto corrette, che vorrei un attimo integrare. È un periodo, se parlava prima il presidente, in cui i fasti, i soldi, le obbligature non ci sono più, ed è proprio adesso, immagino che serva la competenza. Quando finiscono i soldi, magari è facile fare pallacanestro, voglio dire, c'è poco sforzo da fare, deve subentrare altro, deve subentrare la competenza, la capillarità del territorio, il lavoro mirato e specifico. La federazione, ne parlavo anche con Crotti le volte venuto qua, sta facendo questi tipi di passaggi, assolutamente sta ritornando nel territorio, questo è un progetto molto radicale e molto ampio, sta praticamente lavorando in maniera specifica in tutte le realtà, per capire e per scoprire meglio forse le realtà in cui prima erano un attimino distante. E noi come comitato in questi anni abbiamo creato occasioni e l'idea nostra è quella di creare ulteriori occasioni per far fare attività ai nostri ragazzi. Sto facendo, sto un attimino confrontandomi con i colleghi delle altre regioni e devo dire che l'attività che viene proposta qui, parliamo di raduni, parliamo di tornei, è comunque un'attività veramente quasi in linea per quanto riguarda le occasioni con le altre regioni, anche il Veneto, anche Lombardia, cioè si lavora, è chiaro che poi ci sono tutti questi deficit logistici, strutturali, di distanze, spesso riescono a fare dei campionati competitivi con pochissime distanze giovanili, in 20 km ci sono 10 squadre qua, per riuscire a fare le partite competitive in gioco forza ci vuole un viaggio, vai a giocare a Cosenza e la giornata ci stai, fai bene 6 ore, quindi è chiaro che non aiuta, ma è ulteriormente necessario che non si abbassi la guardia, anzi è proprio qui che deve venire fuori l'estro, la fantasia che è sempre contraddistinto il meridione, che magari ha compensato carenze economiche con la voglia di fare, con la voglia di arrivare. Niente, noi continueremo assolutamente, come abbiamo fatto in tutti questi anni, a proporci con iniziative che hanno come scopo e come priorità quello di far crescere il movimento giovanile, che assolutamente è la base per poter guardare a un futuro sicuramente più rosico. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click.